fine secondo me meritavamo del Varese per quello che è stata, per come è stata giocata la partita. E Nessa ci ha raccontato che temeva molto gli esterni, infatti ha scelto due centrali sostanzialmente come terzini. Si aspettava questa scelta e se è una cosa che vi ha un po' frenati? No, non ci ha frenato per nulla, noi avevamo preparato la partita in un certo modo, nelle ripartenze, infatti nel primo tempo abbiamo avuto subito un'occasione con Gas che ho subito una palla gol dopo 2-3 minuti che potevamo concretizzare meglio, poi delle palle importanti passate davanti alla porta che non siamo andati con cattiveria dentro. Cioè le nostre occasioni le abbiamo avute sia nel primo che nel secondo tempo, solo che non le abbiamo sfruttate al pieno per quello che potevamo sfruttare. E non so se i colleghi vogliono... Pescara e Perugia possono essere considerate due squadre, diciamo, che sono sullo stesso livello e che hanno anche la stessa tipologia di approccio a questo campionato, cioè non proprio in prima linea, outsider, ma che possono inserirsi in zona playoff. Sì, no, Perugia è una buona squadra, gioca bene a calcio, credo che anche noi esprimiamo un buon calcio, questo poi si vedrà ad aprile, marzo, perché dicono i giochi che si faranno, perciò adesso è ancora prematuro dire dove si potrà arrivare. È chiaro che adesso per noi è un momento di difficoltà, di risultati, perché abbiamo avuto una flessione da quel punto di vista, anche se come stasera mi sembra che sul piano del gioco la squadra non si sia espressa male, anzi, venire qui e giocare come abbiamo fatto noi, per usare insomma non è facile. Credo che noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, ci siamo giocati tutte le nostre carte, purtroppo il calcio ha fatto dei episodi, questa volta ci sono andati a sfavore.